Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sori nell'appuntamento settimanale con il Manga News 24. Anche questa settimana andremo a parlare delle novità più importanti che ci sono state nei giorni scorsi, a tema ovviamente manga, ma anche a tema anime. Dopodiché andremo a vedere tutti i volumi che ci aspetteranno in fumetteria nei prossimi giorni. Io vi ricordo molto velocemente di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché per voi è completamente gratuito, per me è un supporto veramente immenso. Di seguirmi anche su Instagram, dove andrò a parlare sia di alcune di queste novità che parleremo anche oggi, ma soprattutto di tutte le letture fatte settimana dopo settimana, mese dopo mese. Ora andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. Possiamo benissimo dire che questa è stata la settimana dell'anime di Chainsaw Man. Infatti è stato rilasciato il trailer ed è un qualcosa di veramente veramente pazzesco. Non ve lo inserisco all'interno di questo video per un semplice fatto di copyright. Vi lascio qua sopra il link per andarvelo a vedere, il trailer ufficiale. E secondo me il mix immagini e audio che hanno messo insieme per questo trailer che ci saranno all'interno dell'anime sarà un qualcosa di favoloso. E lo dico da non fan di Chainsaw Man, attenzione. In più vi dirò anche che secondo me avrà un successo strepitoso e che porterà le vendite del manga ad avere un'impennata pazzesca. Magari non raggiungeranno quelle di Jujutsu Kaisen o Demon Slayer, ma fidatevi che secondo me si avvicinerà veramente, veramente tantissimo. Dopodiché Star Comics finalmente ci ha rivelato la data per quanto riguarda la Collector Edition di Cardcaptor Sakura, che era forse l'ultimo degli annunci fatti a Lucca Change 2020 a non avere ancora una data. Si tratterà infatti del 22 settembre 2021, è stato slittato dall'1 al 22 settembre e personalmente non vedo l'ora di acquistarlo e leggerlo, anche perché sono sincero, c'è la mia ragazza che mi stressa, perché non l'hai ancora letto Sakura, devi leggere Sakura, quindi ne approfitterò e leggerò Sakura. Vi ricordo comunque che saranno 9 numeri la serie completa, avrà un prezzo di 9,90 € a volume e la qualità, da quello che dice la casa editrice, sarà il più fedele possibile all'originale giapponese. Insieme al primo volume ci sarà anche una card da collezione in omaggio. A partire dal 4 agosto in Giappone debutterà un nuovo manga spin-off di Demon Slayer. Nonostante questo fenomenale titolo non abbia più nuovi volumi in vendita, resta sempre in testa alle classifiche dei volumi venduti, quindi bisogna battere il ferro finché è caldo. Il titolo sarà Demon Slayer Gakuen, non sarà disegnato da Gotouge, che invece ha preparato un'illustrazione per pubblicizzarlo. Anche se non si conosce ancora la trama, si presuppone sia una parodia scolastica e non un sequel diretto. Nuove e terribili news, almeno secondo me, arrivano invece sull'anime di Attack on Titan. Se da un lato possiamo gioire sul fatto che tra dicembre 2021 e gennaio 2022 dovrebbero arrivare gli episodi conclusivi della serie, dall'altra il regista ha precisato che durante la stesura dell'ultima stagione non era a conoscenza di come sarebbe finita l'opera cartacea. Pertanto il timore di tutti è quello che andrà a discostarsi decisamente da quello che è stato il finale del manga, cosa che potrebbe anche rendere felici tutte le persone che hanno insultato Isayama per la conclusione scelta, ma sappiamo benissimo che quando un anime si discosta troppo dalla sua controparte cartacea, Per me è una cagata pazzesca! si ferma Blue Exorcist per l'ennesima volta, però la pausa questa volta sarà più lunga del solito. Infatti si vocifera che la sua pubblicazione riprenderà addirittura ad aprile 2022. Questa volta il motivo dello stop non è per motivi di salute o comunque motivazioni gravi come in altri casi, ma semplicemente perché l'autrice, da settembre, inizierà a lavorare su un nuovo progetto, ovvero l'adattamento manga del romanzo Eizen Karukai Hakaiten di Fuyumi Ono, che si comporrà di 6 capitoli. Aposims sta giungendo alla conclusione. Niei ha infatti affermato che mancano solo 2 capitoli alla conclusione della sua opera. Considerando che attualmente in Giappone sono usciti 8 tankobon, è lecito pensare che il nono sarà l'ultimo. Siamo giunti in Italia invece al volume 6, mentre il 7 è previsto proprio per questa settimana. E in arrivo anche un nuovo manga sull'universo di Star Wars, e a pubblicarlo sarà Viz Media, casa editrice americana. Il titolo sarà Guardians of the Willis e l'ambientazione della storia sarà di poco precedente al film Rogue One, pertanto si potrebbe considerare un prequel. Riadatterà il romanzo omonimo del 2017 e la storia avrà come protagonisti 2 personaggi facenti parte dell'ordine religioso, appunto dei Guardiani di Willis, che dovranno mantenere la pace nella città santa su Jedha, nonostante il potere dell'impero si faccia sempre più opprimente.
E queste, ragazze, erano secondo me le novità un pochettino più interessanti che sono uscite negli ultimi giorni. Ora abbandoniamo le news e passiamo invece a quello che troveremo in fumetteria nei prossimi giorni, quindi le uscite della settimana. Partiamo ovviamente come sempre da Star Comics e troviamo il numero 14 di Demon Slayer, la bellissima edizione di JoJo, JoJonium, giunta al 12° volume, lo spin-off di My Hero Academia, ovvero Vigilante con il numero 10, One Piece Z al film, l'anime comics, debutterà con il primo dei due numeri dopo lo slittamento dalla settimana scorsa, stessa cosa per Golden Sparkle, Savage Season uscirà con il numero 5, Polisen and Me il numero 13 ed il grande ritorno di Eijin con il numero 16. Per quanto riguarda invece J-Pop, debutteranno ben tre nuove serie, Tsugumi Project, Beyond the Clouds e The Inheritance of Aroma, mentre proseguiranno invece Blue Period con il sesto numero, Game of Familia 2, Anakokun 9, Super Xeros 7 e ritornerà anche Land of the Lustrous il numero 8. E come tutte le sacrosante settimane sono qua a dover rigirare la parte riguardante Planet Manga, perché la mattina io giro il video magari con delle uscite, arriva mezzogiorno, sono cambiate, quindi preparatevi perché prima o poi mi stufo, mando a quel paese Planet, mando a quel paese anche questo format. Per adesso sto cercando di stringere i denti. Come tutti sappiamo, ormai l'ho pubblicato anche su Instagram nelle storie, One Punch Man per l'ennesima volta, ho perso il conto di quante volte sia già successo, è stato slittato. Stavolta almeno hanno avuto la licenza di spostarlo direttamente al 29 luglio, così almeno non dobbiamo star qua a bestemmiare settimana dopo settimana. Oltre a One Punch Man è slittata anche la Death Note, la Complete Edition, anche questa per la seconda volta almeno, e quindi i volumi che rimangono di casa Planet Manga sono decisamente meno. E per la precisione possiamo trovare l'accoppiata di Platinum End, formata dal numero 14 nonché numero finale ed il volume 1 in Discovery Edition. Ne abbiamo parlato poco fa e mercoledì troveremo anche il volume 7 di Aposins, il volume 8 di Tarimen, Black Clover il numero 27, Bungo Stray Dogs numero 20, Fire Force 25, Jujutsu Kaisen 9, Mursi e Lago numero 18. Ragazzi, scusate, ma sono veramente scocciato di questa cosa. Passando invece alle ristampe, torneranno disponibili parecchi numeri di Blue Exorcist. Per la precisione abbiamo i numeri 1, 6, 9, 20, 21, 22, 23 ed altrettanti numeri torneranno disponibili per quanto riguarda Hunter x Hunter. Per la precisione avremo il 4, il 9, 20, 23, 24, 26, 27 e 36. Mentre concludiamo le ristampe con Fire Force numero 16, 17 e Full Metal Alchemist il numero 20. Concludiamo invece il video parlando anche di Magic Press, che farà uscire Arekan numero 11, e Bao Publishing con Mimikaki, un piacere per le orecchie, e ovviamente si tratta di un volume unico. Ragazzi, peccato per questo sfogo finale, ma in ogni caso io vi ringrazio di cuore per aver guardato il video. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti e una buona serata!